Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti. Come si va? Tutto bene? Fine serata, quindi una bella sbarbata personale. Sto curando sbarbate da stamattina. Adesso tocca a me. E usiamo questa bellissima ciotola che ci tengo molto, perché lo vuole molto bene. E poi questo splendido pennello, tutti e due sono stati omaggiati da amici, grandi amici. Quest'altro pennello in silver tip, tasso morbidissimo. Un altro mio carissimo amico, ti ringrazio molto, ci tengo molto a lui. Lui già sa, se mi vedrà, già sa. Qui tutte le cose belle personali, che questo non lo uso ai clienti, questo qua sarà un mio personale, che quando ti regalo una cosa ci tieni molto. Questo sapone qua, perché attualmente è un sapone caldo e stasera voglio andare di sapone caldo, profumo caldo, lo proviamo. Il sapone lo facciamo diventare caldo. Ma la ciotola quasi quasi non ci vuole proprio stasera. Andiamo direttamente con il montaggio. Se Luigi mi sta guardando, lo saluto e dico: Luigi, buona serata e salutami al parente quando lo vedi. Parente Daniele Lombe. Ma non ho messo neanche il prebarba. Andiamo a vedere questo pennello e questo sapone come si comportano. Il momento richiede un altro poco d'acqua. Dopo la diretta di ieri fuori casa, però sempre in zona Campania, oggi la diretta in casa. L'emozione è un po' in meno, perché quando sei ospite sei sempre un pochettino più emozionato. Ma questo pannello è uno spettacolo, a parte anche se vuole uno spettacolo. Ma io l'ho mandato già diverse volte questo sapone, ma mi sembra che questo sta facendo un ottimo montaggio. Bello, morbido, appunto giusto, non proprio eccessivo, però bello, cicciottello cicciottello.
No, stasera mi viene una voglia, quello di usare rasorine. Rasorine, rasoriamo. Il rasoio più amato dai barbieri italiani, perché è made in Italy. E lo armo con una lametta, una lama che adesso da poco è uscita e si chiama Euromax. Bella imbustata, quello come la confezione, doppio involucro di carta. La vado ad aprire e la monto sul rasolino. Il rasolino bell'aggeggio, ottimo da usare, molto maneggevole e pratico da pulire e disinfettare. E è una cosa utile che c'ha, che tu puoi regolare la lama quando vai a stringere, quindi te la regoli per bene a livello. Cosa che non aveva il down, che il down, facendoci caso, andava montato dentro la lama senza quel giochetto di potere. A volte ti trovavi la lama storta dentro. Quindi adesso che facciamo? Chiudiamo gli occhi e ci facciamo la barba. Questa Euromax è un acciaio giapponese, quindi è molto tagliente. Ci devo andare piano sulla mia pelle, molto delicata la mia pelle. Ciao Federico, buonasera. Grande Davide, buonasera. Allora adesso che dici Davide? Vogliamo iniziare a dire qualcosina del raduno? Che ci sarà un raduno presto? Quasi presto. Di noi appassionati della rasatura tradizionale in Campania. Ciao Francesco, buonasera.
Come difatti qua questa lama la senti che tira tutto a sola. Qua ci stava una piccola bollicina, qualcosa c'è, la sento tra le mani. Molto tagliente, potrei quasi paragonare a una feather. Solo che probabilmente questa qua va a perdere un po' la lama più presto, cioè il filo. Grandissimo Alessandro di Stuvia, che onore. Ciao, buonasera. Adesso ho messo in uso la scatola. E qua il tempo ci addice. Ciao Francesco, a breve mi arriveranno dei rasoreri, forse la settimana prossima mi arriveranno i due modelli, quello là abbronzato e quello là in cromo. Mi aprirò pure io un punto vendita rasoreri, ma visto che io qua uso questo nella mia barberia. Ah, un invito a tutti, allora lo dico. Anche Alessandro ti volevo mandare un messaggio pubblicamente. Alessandro, se ci sei, batti un colpo, che ci sarà un raduno. Forse anche Roberto Sandini è stato già avvisato che probabilmente verrà il 17 novembre. Qui in Campania. Molto facilmente da raggiungere, precisamente zona Scafati, nella sede del collega Davide Brancaccio che fa il barbiere. Faremo questo raduno e quindi Alessandro, sei invitato anche tu, ci fa piacere che se sarai dei nostri. Quanto più siamo, più ci divertiamo. Ovviamente dopo andiamo a pranzo tutti quanti assieme, ci abbuffiamo e ci divertiamo proprio al top, al top, al top, al top, al top, tra caffè e pastarella. Ognuno sicuramente porterà qualcosa. Aperitivo, andiamo a pranzo, là vicino, proprio di fronte. Passiamo in marciapiede, andiamo a pranzo. E dopo pranzo facciamo i saluti, caffè, mazzacaffè. E chi si è visto, si è visto. È un piacere con tutti. Chi si vuole fare la barba, diciamo i professionisti ci sono. Chi affila e chi rade, non mancano. Si può fare la barba, si fa la barba. E chi vuole affilare qualche rasoio, e chi vuole qualche consiglio. L'importante è che siamo assieme e ci divertiamo. Questo è. BBS quasi perfetto, questa lama fa impressione, fa paura.
Montato sul raso rino e salame, è micidiale. Perché questo raso rino è molto delicato, non è aggressivo. Un'open comba, quindi non vuole un pelo lungo. A volte io quando ho di fronte una barba di più di una settimana, già una settimana, l'accorcio prima con il rasoio elettrico e poi ci vado a lavorare con rasorine, perché altrimenti si ottura e mi è scomodo lavorarci. La cosa bella è che siccome è delicato, tu puoi sempre proprio fino all'ultimo a rasere, proprio a suolo. E di sicuro si otterrà il BBS perfetto. Grazie Davide, quindi a più presto sforniamo la locandina con la data sopra che la facciamo girare nei vari gruppi. Tutti invitati, ogni tanto un promemoria, faccio girare, condivido, chi non la può condividere anche lui, condivide anche lui questo evento. Ripeto, ci conosciamo e siamo assieme, perché qua non è che questa è la nostra passione, quindi ogni tanto ci sta, ci sta. Anche se un'altra data che posso dire che il 27 di questo mese, fra 2 domeniche, qui a Piano di Sorrento ci sarà un raduno moto con dello spettacolo tra i birilli e cose varie, e andrò anche io, allestirò un punto con una poltrona con i miei prodotti là e mostrerò l'affilatura e qualche sbarbato, qualche taglio di capelli mentre svolgerà questa manifestazione. Sarà presente con me anche l'amico Francesco Marravoti di Arte della Barba. Chi vuole acquistare qualche prodotto della linea Barberia Carottese, chi vuole acquistare qualche prodotto che ha in vendita il Francesco Marravoti, carissimo amico. Ecco qua, ci vado a mettere la lozione non alcolica di gel dello stesso sapore. Wow, grandissimo, buonasera Francesco Marrapoti, grande. Ci ho detto quasi tutto, però sono alla fine. Ho detto la data, l'evento, quello che si svolgerà dall'amico Davide a Scafati, ho detto dell'evento qua fra 2 domeniche. Mi sono fatto la barba con questo grandissimo pennello che mi ha regalato un amico, che ci tengo molto a questo amico e gli voglio un mondo di bene, e l'ho trovato veramente ottimo questo pennello.
lo terrò bello geloso geloso, perché veramente, a parte me l'ha regalato questa amica che ci tengo a lui, e poi ho visto che è molto efficace. A giudicare, mio personale. Pannello è strizzato e asciugato per bene. Ciao Pasquale. Pasquale, Franci, non ti preoccupare, poi vedo questa, perciò l'ho fatta un pochettino anche qua, perché poi dopo la condividerò. La puoi vedere in qualsiasi momento, non ti preoccupare. Anche su YouTube la vado a mettere questa qua, va bene? E poi che altro? Voglio andare sempre in tema caldo, avvolgente. Un attimo solo, scusate le spalle. Strong di Barberia d'Arottese. Un bacione. C'è un bacione a Francesco, ricambio. E Etoilette, perché bene o male ho fatto una doletta dura qua, ho fatto la barba, quindi ci andiamo a mettere Etoilette come la vecchia colonia di una volta che si poteva usare per dosso e anche come dopo barba. Perfetto, ottimo direi. Potevano mettere anche questo, se mettevo questo era una dolcezza infinita. Capito a me, no? Vieni da me. Signore e signori. Il sapore che ho usato è stato questo qua, sempre mio personale perché è duro come sapone. L'ho vinto e l'ho avuto regalato dagli amici del gruppo in inglese, che adesso non mi ricordo bene, Wet, non mi ricordo bene, Shave, che saluto e ringrazio gli amici dell'Inghilterra, i ceni, Shave, Soap, Citrus, Muschio e Resina, ottimo sapore. Ringrazio gli amici. Che dirvi? La barba è fatta, è finita. Non mi resta che salutarvi. Ci vediamo alla prossima. E a presto. Rimaniamo sintonizzati. Pennello non sgocciola più. Bella profumata. Lo mettiamo da parte. Ecco che ciuffo, vado, va. Wow, grande Sal, che piacere. Sal, e mo ritorno indietro un'altra volta. Tu adesso entri, mo faccio. Come si dice? Riavvolgo il nastro? Ciao, Sal. Sal, presto farò una diretta anche sul tuo gruppo, che pure ci tengo molto. A te, al gruppo tuo e a tutti gli amici che ti seguono. Un bacione, Francesco, grande fratellone, e a presto. E vabbè, sei giustificato, salvo, Sal. La vuoi sempre rivedere? Io magari la posso anche condividere sul tuo gruppo, questa qua, nel frattempo, prima di fare sbarba. Irradi, mi raccomando, sbarba irradi, perché non è mai detto, mentre ti puoi fare la barba puoi anche radere a qualcun altro, tutto può essere utile nella vita.
po' per scherzo, un po' per esigenza che devi fare una barba a qualcuno, non si può mai sapere. A disposizione, sa. Vi saluto perché, mamma mia, il tempo come passa. BBS perfetto. Grazie. Buona serata a tutti. A presto su questi canali. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Vi saluto in napoletano. Ciao. Un abbraccio anche a te, Franci. Ciao.